Vescovo di Lecce, Monsignor Fabrizio Pignatelli. È vero, il fatto è noto. Monsignor Pignatelli si oppose al decreto emanato dal vicere Francesco Grimaldi, che ordinava la riduzione delle franchigie e l'eliminazione dei mulini del convento per costringere il popolo a macinare a pagamento dei mulini dei signori. Fu per questo motivo che Vescovo fu arrestato e tradotto a Napoli e poi condannato ed esiliato a Roma. Figuriamoci ora se non avete voi il potere di arrestare un umile servo di Dio. Sì, sì, padre, siete proprio un pericolo, ma almeno voi non potrete lanciare l'interdetto contro Lecce e tutta la sua diocesi, come fece a suo tempo il vescovo Pignatelli. Non c'è da scherzare. Non è stato un bel periodo, anche a Campi, a quanto ne so. Le chiese furono chiuse, le campane non suonavano, i morti non si seppellivano in luoghi sacri e gli uffici divini si celebravano in privato. Già, fu una vera desolazione. Soltanto 8 anni dopo il vescovo poté rientrare nella propria diocesi e così il culto nelle chiese fu ripristinato. Certo, giusto, proprio così. Come vedete, non è la prima volta che un religioso, per amore verso il prossimo, contrasta le regole degli uomini, che spesso sono fatte per pochi privilegiati uomini. Concludiamo, padre, concludiamo. Allora, se ritenete, punite me, non altri. Cosa ne dite? Intercedi per padre Pompilio e per il giovane. Ti prego, fallo per me. Per me? Non darei poi così tanta importanza a questo caso. Padre Pompilio ha agito in buona fede e quel giovane, chiunque esso sia, mi sembra di capire che è in buona fede. Basta, facciamola finita e concludiamo questa faccenda. L'ultima cosa che voglio è rovinare questa serata con questioni del genere. Farò liberare Giacomino Simone. In quanto a voi, padre Pompilio, posso permettervi di perdonarvi questa leggerezza in nome delle tante opere da voi iniziate in campo. E di questo che stavamo conversando con donna Lucrezia, parlavamo dei restauri e delle belle opere che glorificano Dio, vero Marchesa? È vero, si parlava dei bei progetti realizzati e da realizzare nella casa calasanziana. Ah, per questo ti sei trattenuta con padre Pompilio. Vedete, padre, mia moglie è una donna molto religiosa e timorata di Dio. Ella preferisce pregare piuttosto che divertirsi. Preferisce vestire i poveri piuttosto che comprare abiti nuovi per sé. Ci tiene più alla chiesa che alla casa. Non mi stupisco se si intrattiene più piacevolmente con voi che non con le dame in salotto. Ciò vi fa molto onore, Marchesa. È un bel esempio anche per vostra figlia Marianna. Ora, cara, fai un po' di compagnia a noi. Un momento. Ho promesso il mio aiuto a padre Pompilio per le opere che sta compiendo. Non dovete, Marchesa. Non senza il consenso di vostro marito. Se è un tuo desiderio, assecondalo, cara. Padre Pompilio, accettatela, so che ne farete buon uso. Dio compenserà questo gesto, Marchesa. Ogni pietra, ogni dipinto, ogni arredo sacro realizzato con queste gemme brillerà agli occhi del Signore più che sul collo corruttibile di ogni altra donna. Ognuno di questi diamanti sarà un nuovo agricoltore nella vigna del Signore e grazie pioveranno sulla vostra famiglia e sulla vostra casa. È un uomo speciale, non l'avete capito? Non vi capiterà più un'occasione come questa.
Vanitas, vanitatum. Et omnia, vanitas. Ridiamoci del visibile. Dio, Dio, Dio è niente più. Non so se questa storia è vera o è frutto di immaginazione, ma mi sembra significativa. Sapete perché? Perché illustra tutta la situazione del 1700 a Campi, la personalità di padre Pompilio e l'atteggiamento dei nobili e del popolo nei suoi confronti. Dovevano essere tempi tristi allora, ma oggi mi sembra che non sia più così. Dopo, i tempi si sono evoluti. Campi divenne il centro commerciale più accreditato a nord di Lecce, tanto che le venne riconosciuta la facoltà di stabilire il prezzo medio dei cereali e del mosto, la cosiddetta voce. Già, la voce. Mi diceva mio padre che in quegli anni fu istituita la fiera da tenere la terza domenica di ottobre, in onore della Madonna della Mercede. Sì, è stato nel 1797, sotto Ferdinando IV di Borbone. Ma fatevi raccontare anche dai vostri genitori il contributo che Campi ha dato alla rivoluzione napoletana del 1799. Tra i martiri di quell'evento ci fu anche Ascanio Filomarino, marito di Marianna, figlia di Nicola Filomarino e di donna Lucrezia, appunto. Marianna, in seconde nozze, sposò poi Pietro d'Aragona ed ebbe in tutto 4 figli, proprio come aveva profetizzato padre Pompilio Maria nella storia che vi ho appena raccontato. Ma questa storia sarà anche inventata, ma è curioso come corrisponda a tutto ciò che viene scritto da padre Pompilio nelle numerose lettere. Vedete questa, per esempio. Ecco, sentite. È del 17 luglio del 1765. Leggo stralciando. Pietro mio, fin dalle 13 del corrente io giunsi a Campi, dove per sola ubbidienza e per l'amor del mio gran padre procuratore io mi ritrovo. Pietro mio, che le posso dire del collegio? C'è né capo né coda, musi di tre palmi, mustacchi di prussiani, facce orrende, non c'è concordia, non c'è affratellamento religioso, cervelli torbidissimi e poco timor di Dio, senza minima ombra di bel modo, di bel tratto, di bella carità, non c'è la santa gran regina di tutte le virtudi, cioè la discrezione paterna. Io vado intromettendomi con le belle maniere, ma i prussiani sono terribili. Anche qui lo dice: viva sempre lo sposo Gesù che mi ha voluto in Campi, dove mi ci veggo di malissima voglia, non ci osservo altro che dure rozzezze. Vorrei disinvolto andare avanti a procacciare la gloria di Dio. Sentite quest'altra. Se io avessi da stare a Campi, a tre cose darei mano. Queste tre essenziali: all'oratorio, alle scuole, alla sacrestia e poi pure al refettorio. È un riscontro preciso rispetto alla tradizione orale. Incredibile. In questa dice che deve far tutto da solo, da Marta e da Maddalena. Qui si parla della Via Crucis per i novizi dell'oratorio. È una lettera del 20 settembre, ecco. E poi dice: l'altare del noviziato è a meraviglia riuscito. Ci voglio far dipingere Betlemme, il caro presepio del mio amante. È straordinario come talvolta la tradizione orale coincida con i fatti documentati. E noi a quelli dobbiamo attingere, se vogliamo portare avanti seriamente la causa di beatificazione di padre Pompilio Maria Pirrotti. Noi dobbiamo continuare a cercare documenti, attuando il grande insegnamento che ci ha lasciato il Settecento, proprio come stiamo facendo oggi. Costruiremo la storia sui fatti.
non sulle ipotesi o sulle leggende. La tradizione orale dovrà essere soltanto uno scudo. Non per niente la seconda metà del Settecento è chiamata l'età dei lumi. Fatti, non tradizione orale, che come umano si ingigantisce o viene sminuita man mano che passa da una bocca all'altra. Sì, i lumi, le scienze, le prove, i documenti. E noi i documenti presenteremo per la canonizzazione di Padre Pompilio Maria Pirrotti da Montecalvo. Andate ora, fratelli, ci chiama la preghiera di compieta. Lasciate tutto come sta, metterò a posto io, dopo vi raggiungerò. E ricordatevi di pregare, sempre pregare, a ciò che il nostro padre Pompilio meriti anche su questa terra il premio che si è procacciato in paradiso con le sue grandi opere. Giacché tutto passa, ma l'eterno, la vita sempiterna non sarà mai per passare. Dio, Dio, Dio e niente più. Padre Pompilio Maria Pirrotti fu beatificato in San Pietro nel 1890 da Papa Leone XIII. Il 19 marzo 1934 Papa Pio XI lo iscrisse nell'albo dei santi della Chiesa di Dio. Ed ora, a conclusione della rappresentazione, sarà eseguita la danza della santità, sulla quale è opportuno dare qualche nota esplicativa. Le sei danzatrici, vestite di bianco, rappresentano l'umanità in preghiera che implora il cielo perché sia riconosciuta ufficialmente anche dalla Chiesa la santità di Padre Pompilio, che ancora in vita tutto il popolo già chiamava il Padre Santo. I veli rappresentano invece la fede che viene sparsa e diffusa in tutto il mondo e non può pertanto rimanere chiusa e limitata in un ambito ristretto. Le danzatrici formeranno inoltre due croci. La prima rappresenta il momento dell'attesa, della trepidazione, dell'implorazione a Dio. La seconda sarà invece la croce luminosa e gloriosa, la croce della gioia per l'avvenuto riconoscimento ufficiale della santità. È quasi la risposta che viene dal cielo e assicura la protezione del santo sui suoi fedeli e devoti.